Ciao a tutti e benvenuti a Time to be Italia. Oggi con questo video parliamo degli gnocchi. Non parleremo di una ricetta, ovviamente, ma parliamo degli gnocchi da un punto di vista più linguistico. Allora, intanto c'è un detto in italiano che è questo: giovedì gnocchi, venerdì pesce e sabato trippa. Questo detto viene dalla tradizione cattolica. Probabilmente voi saprete che la tradizione cattolica vuole che il giorno del venerdì, il venerdì, si stia a digiuno o comunque si mangi poco, leggero, come per esempio con del pesce, dei cereali. Una volta si mangiava il baccalà. E quindi il detto è questo: giovedì gnocchi. Perché in questo modo si preparava probabilmente lo stomaco al venerdì, che era il giorno del digiuno, comunque del mangiare leggero. Quindi gli gnocchi sono un piatto sostanzioso, fatto di patate e di farina, e quindi riempiva bene lo stomaco pronto per il digiuno del venerdì. E poi sabato si poteva mangiare la carne. Gli gnocchi, il piatto degli gnocchi sono famosi, il piatto degli gnocchi è famoso in tutto il mondo e anche in Italia li mangiamo con il sugo, li mangiamo in bianco e è un piatto che noi cuciniamo fin dal XVI secolo, quando sono arrivate le patate in Italia, in Europa. Però oggi vorrei parlarvi di un aspetto più linguistico. Perché noi usiamo la parola gnocchi non solo per un piatto, ma anche per altri significati. Allora, numero uno, diciamo gnocco al singolare e diciamo, lo usiamo al maschile singolare e diciamo per esempio, oh, Marco è uno gnocco, è proprio uno gnocco. Che significa Marco è proprio uno gnocco? Vuol dire Marco è goffo. Marco è sciocco e quindi usiamo questa parola gnocco con un significato dispregiativo, quindi non stiamo dicendo una bella cosa di Marco. E questo nome di gnocco in questo modo, in questo senso dispregiativo, è molto antico, lo troviamo nel dizionario da tantissimi, probabilmente secoli, perché si parla che fin dal 500 si usava la parola gnocco. Poi usiamo la parola gnocchi al singolare femminile e diventa appunto gnocca. Come usiamo questa parola? Per esempio, se io vi dico: Ah, Maria è una gnocca, significa che Maria è molto bella. Viene utilizzato per descrivere l'aspetto femminile e quindi per dire che qualcuno, che una donna, è molto e particolarmente bella. E anche il significato di gnocca lo troviamo in alcuni poeti come Carlo Porta, che era un poeta italiano che scriveva in milanese. Però nel tempo questa parola gnocca ha preso anche un altro significato che è un po' meno carino e viene utilizzato, so come dirlo, viene utilizzato anche per chiamare, descrivere la parte genitale femminile. Quindi purtroppo con il tempo è diventata anche un'espressione, diciamo, una brutta parola. E non vi farò nessun esempio in questo caso. Però è giusto che voi sappiate, perché se venite in Italia per strada potreste sentire queste espressioni del tipo che gnocca, che in questo caso significa che bella. Ma la gnocca può avere appunto anche un altro significato. Non vado oltre, però vi dico che online potete trovare un video di Roberto Benigni che parla di questo ultimo aspetto del significato della parola gnocchi. E in questo video molto divertente è un video di Roberto Benigni e Raffaella Carrà e parla di diversi modi per chiamare questa parte femminile, quindi vi potete divertire in questo modo.
Però io vi consiglio soprattutto di mangiare gli gnocchi perché sono buonissimi. E con questo è tutto per oggi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Facebook. Time to be Italian. Ciao!